Caro benvenuto a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo contenuto targato Alonso Gray Fox. Come state? Tutto bene? Spero benissimo, spero super super bene. Oggi ragazzi torna l'angolo rossonero col secondo episodio. Parliamo di Milan-Atalanta, una partita che veramente sulla carta risultava essere molto difficile, più che altro per lo storico che ha l'Atalanta nei nostri confronti e che segna in qualche modo un crocevia del percorso rosso-nero. Prima di andare avanti come al solito vi invito numerosissimi ad iscrivervi al canale, a cliccare la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno, che escono e che sono usciti. No, la campanellina purtroppo non funziona al passato. Lasciare un bel mi piace o un bel non mi piace se non vi è piaciuto il video, a condividere il più possibile per far conoscere il canale a tutti i vostri amici e amiche, o amiche e amici come preferite, rossonere e rossoneri. Ragazzi, cresciamo il più possibile. Vi ricordo che questa è una rubrica nuova a cui io tengo tantissimo, che il canale parla anche di videogiochi calcistici e poi ci espanderemo anche su più fronti, però il calcio sarà sempre al centro di questo canale. Quindi ragazzi, condividete e fate iscrivere, iscrivetevi voi per primi. Bene ragazzi, concentriamoci proprio sulla partita e su quello che rappresenta per il Milan questa partita. Innanzitutto quello che mi viene da dire è che in qualche modo Milan-Atalanta è un po' la chiusura di un circolo che comunque ha visto lo stesso Pioli andare a perdere e di parecchio con l'Atalanta. Poco prima che arrivasse Ibra, poco prima che le cose cominciassero veramente a cambiare per questa squadra, che comunque ha fatto tanto da un punto di vista dell'atteggiamento. Abbiamo parlato nello scorso episodio di quanto il contributo di Maldini, lo studio dello stesso Pioli, la capacità e la voglia di crescere sia della società che degli elementi che hanno gestito il Milan in questi ultimi 2 anni e mezzo, da Elliott e quant'altro, si è vista e ne stiamo raccogliendo adesso i frutti, ragazzi. Frutti che comunque arrivano in una maniera, diciamo così, ottima. Abbiamo la chiusura di un ciclo, quello dell'Atalanta, che per tanti anni con Gasperini e con tantissimi giocatori di qualità, dal Papu Gomez, da Ilicic, da Muriel, da Zapata, dal nostro Pasaric, che è passato per 6 mesi anche in un Milan berlusconiano, non, diciamo così, non eccelso, in realtà sarebbero 12 mesi, però ha cominciato a giocare proprio nella seconda parte della stagione in maniera più continua. Vediamo proprio che questa squadra comunque è cambiata, è cresciuta, è convinta delle sue capacità e mette in atto ormai un calcio, diciamo così, mnemonico, fatto di sensazioni, fatto di gesti ripetuti e di dettami tecnico-tattici ormai acquisiti ma senza mai essere prevedibili. Il Milan comunque non ha affrontato una partita brillante, non è stato incredibilmente sul pezzo, a differenza della partita col Verona, ma ha vissuto i 2 fiammate. In live su Twitch vi lascio qui il simboletto, ragazzi. Abbiamo parlato praticamente di come il Milan in qualche modo non fosse presente in campo. Devo dire però che quello che mi ha stupito di più è vedere un'Atalanta super arrendevole, super incapace di riproporre anche l'ombra di quella che è stata questa grandissima squadra che negli ultimi anni ci ha fatto veramente divertire a suon di giocate di classe e di giocatori veramente, come dicevo poc'anzi, belli da vedere, belli proprio da vedere. Pensavo che col Milan potessero avere un moto d'orgoglio che invece non c'è stato assolutamente, con il Milan che praticamente ha aspettato l'occasione giusta per poter affondare. Occasione che arriva con un contropiede su un recupero di Kalulu, che a mio parere non ci giro troppo attorno, commette fallo, ragazzi. Commette fallo per quelli che sono gli standard però del campionato italiano, perché determinati contatti effettivamente al di fuori dell'Italia non sarebbero proprio fischiati. E l'arbitro Orsato ha utilizzato lo stesso metro di giudizio che usa su Giroud, perché pure su Giroud a mio parere ci poteva stare un fallo dal limite, perché il tocco c'è, è lievissimo, ma per quello che sono, per quello che è, meglio dire, coniughiamo bene le cose, la standard del campionato italiano, certi falli a volte vengono fischiati. Infatti l'ammonizione sul francese mi è sembrata un po' esagerata, ma nel momento in cui tu valuti che non c'è fallo,
dal regolamento comunque il cartellino giallo va sicuramente applicato. Vinciamo 2-0 con un grandissimo gol, perché comunque Leao è stato formidabile a sfruttare l'occasione e ad essere cattivo. Cattiveria che ormai fa parte di questo giocatore straordinario, che veramente non finisce più di sorprendere perché è attivissimo in tutta la partita. Io onestamente credevo che in questa partita, considerati i ritmi blandi, si eclissasse, invece ancora continua a portare per braccio la squadra, ancora continua ad incidere, ancora continua a fare bene. Un Leao comunque incisivo, poco fumoso, veramente, veramente tantissima roba. Contesto a priori onestamente la scelta di Krunic, trequartista. Capisco le necessità, ma non credo che questa scelta possa pagare. Cioè, col Sassuolo mi aspetto in qualche modo una scelta un po' più coraggiosa, meno rinunciataria, perché Krunic comunque è un mestierante, diciamo così, non è un gran giocatore, lo abbiamo visto tutti, però se lo metti nel suo ruolo il suo lo fa. Infatti spostato al posto di Tonali, e una volta che è stato fatto entrare Bennacer, Krunic la sua onesta partita l'ha fatta. Ma da trequartista veramente, ragazzi, non può giocare. Se vogliamo insistere con questo modulo, mi auguro che ci sia la scelta più sensata, secondo me, di vedere lo stesso Bennacer trequartista, se proprio non si vuole dare un'ultima possibilità a Brahim Diaz in una partita che veramente risulta decisiva. Comunque, da sottolineare, non l'ho lasciato per ultimo, il grandissimo gol di Theo Hernandez, che si fa una galoppata di 60-70 metri e riesce a freddare con una lucidità pazzesca il portiere dell'Atalanta Musso, che veramente non può assolutamente nulla, né nulla ha potuto la squadra avversaria nel tentativo di fermare l'avanzata di questo giocatore, che a volte a me fa anche molto arrabbiare personalmente, perché tante volte prova queste incursioni quando magari avrebbe una soluzione di gioco decisamente più facile, ma alla fine qualcosa dal cilindro lo tira fuori sempre. Io sono più per i terzini che rimangono in linea, che non fanno le galoppate infinite, quindi per una difesa un po' più tattica. Però Hernandez penso che sia l'unico giocatore che in qualche modo riesce a farmi cambiare idea su questa visione di calcio, anche forse un po' antiquata, perché comunque ammetto di essere abbastanza vecchio sotto questo punto di vista, non è l'anagrafe, ma proprio su come intendo io il calcio. Però Theo è fortissimo, ragazzi, perché comunque si trova sempre in posizione, riesce a recuperare bene, non si stanca mai. Ha giocato tantissime partite quest'anno, un minutaggio impressionante, quando non c'è stato si è sentito, quindi veramente siamo fortunati ad avere un giocatore del genere. Io mi auguro che sia lui che Leao vengano in qualche modo blindati, vedremo col cambio di proprietà e quant'altro, se ci sarà oppure insomma non lo so, ragazzi. Comunque bisogna ripartire da quelli che abbiamo, già perdere che sia una tragedia secondo me, perché di quei giocatori che andavano in scadenza era l'unico che dovevamo ottenere, perché fa un lavoro di raccordo che pochi fanno secondo me in Europa, e farà tanto bene anche a Barcellona. Ottima prestazione la sua, come sta facendo insomma nelle ultime partite, e buonissima prestazione di squadra, un calo monumentale, ormai non ho più parole per descriverlo. Sono felicissimo che stia uscendo fuori, che si stia realizzando. Dispiace un pochino che questo ruolo, magari senza nulla togliere a Calulu, non sia svolto da un difensore italiano. Mi sarebbe piaciuto trovare un Calulu italiano, ecco, in questo senso. Però Maldini ha avuto un'intuizione pazzesca, e anche Massara e compagnia, tutto lo staff, Moncada eccetera, a prendere questo ragazzo, perché veramente è fenomenale, veramente forte, e secondo me non abbiamo visto ancora nulla. Per quanto riguarda la proiezione nella prossima partita, penso che, non perché sia l'ultima, non perché vediamo il traguardo, questa sarà la più difficile, e che probabilmente avremo molto da sudare. Tantissimi giocatori del Sassuolo hanno un'affezione per l'Inter pazzesca, e onestamente l'Inter, l'ho sempre detto, aveva un calendario molto più facile del nostro. Però ci siamo al traguardo, inutile nascondersi l'ultima giornata. Il Milan ha il dovere e l'obbligo di portare un pareggio, una vittoria, possibilmente una vittoria, per chiudere alla grande quello che è stato un grandissimo percorso, e poi pensare al futuro. Questo non può e non deve essere un punto d'arrivo, sia che si arrivi secondi sia che si arrivi primi. Il Milan deve continuare ad investire, deve continuare ad investire sulla mentalità, oltre che mettere proprio mano al portafoglio cercando di uppare la rosa, no? Come si dice, si suol dire in termini videoludici.
ma proprio nella testa. Capire che se anche dovessimo fallire, quello che abbiamo fatto in quest'ultimo anno e comunque col ciclo di Pioli è sicuramente un qualcosa che va oltre tutte le aspettative e che sicuramente non può essere un punto d'arrivo, ribadisco. Quindi comunque vada, io sono orgoglioso di questa squadra, sono orgoglioso di questi ragazzi, sono orgoglioso di tantissimi giocatori come Calabria, come Bennasser, come Tonali, arrivati un po' e rimasti anche un po' come oggetti misteriosi, ma che veramente hanno tirato fuori un qualcosa in più e che si sono messi in discussione e che si stanno davvero meritando questa casacca. Sono proprio fiero di essere milanista, perché rivedo in questi ragazzi la voglia, l'intensità e l'affezione per questi colori, il rispetto anche nei giocatori come Kessié, che se ne vogliono andare, o meglio dire che se ne andranno per altre cose, perché comunque Kessié lo perdiamo semplicemente perché non abbiamo accettato le sue richieste, ovviamente. Però le decisioni della società e la volontà di questa proprietà ovviamente mettono un limite di ingaggio e non si fanno eccezioni per nessuno, neanche per un giocatore che secondo me andava assolutamente tenuto. Bene ragazzi, il video finisce qui, non è lunghissimo perché appunto c'è poco da dire, speriamo che ci sia tantissimo da dire la prossima giornata, ma credo che comunque ci sarà, a prescindere dal risultato, tanto di cui argomentare, perché ci sarà un bel riassuntone di quello che è stato il nostro anno, il nostro 2022-2023. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di queste parole, esprimete la vostra opinione ragazzi, mi raccomando, quindi massimo supporto, super gradito, mi raccomando, come supportare il canale iscrivendovi, lasciando un bel mi piace e soprattutto commentando qui con le vostre opinioni, le vostre sensazioni per quella che sarà l'ultima partita contro il Sassuolo di questo grande, grandissimo Milan. Io ragazzi vi ringrazio come sempre, vi invito anche a condividere un'ultimissima volta, vi ricordo che ogni pomeriggio sono in live sul canale Viola, qui compare il simbolo, e che ogni partita del Milan ci sarà una reaction sempre sul mio canale Viola, vi aspetto numerosissimi, vi mando un grandissimo bacio, un grandissimo abbraccio, un grossissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo contenuto targato Alonso Grey Fox. Bella e sempre forza Milan!